alziamoci, dobbiamo andare a scuola, su. Ma è presto. No. Ale. Andiamo. Per favore, dai. Cosa ci sono del giorno? Questo è mio papà, si chiama Bruno. Mio papà non cammina perché tanti anni fa ha fatto un incidente mentre lavorava. La mamma lo prende in giro e dice che ha lavorato solo 6 mesi in tutta la sua vita. È vero, però di cose ne fa tante lo stesso. Sapete una cosa? Anche a mio papà scappa la pipì. Che problema, certe volte si beve anche 10 caffè per trovare un bar con un bagno che vada bene per lui. Non so se diventa nervoso per il caffè o perché non riesce a entrare nei bagni e pensare che dovrebbe poter entrare in tutti i bagni pubblici. Lo dice anche la legge. No, niente, grazie. A Bruno piace andare a curiosare in giro. In questa piscina però ha avuto qualche problema. C'è una macchina per far salire le scale disabili. Sfortunatamente proprio oggi non va. Mi spiace, papà, no, qui fanno le cose a metà, anzi, a un quarto. Visto che è andata male con il teatro, il papà ci riprova con il museo. Qui c'è la macchina speciale per salire le scale. Speriamo che questa funzioni. Purtroppo c'è un problema tecnico. Non si abbassa, non è in sicurezza perché la pedala non tocca terra e non si alza giustamente la molla. Certo, si può scendere perché dietro qua? No, perché c'è la molla, però schiacciando si rompe. Proviamo un attimino a vedere se si abbassa un attimino. Si rompe, il tecnico l'aggiusterà. Ma porca miseria. Che si blocca proprio, non c'è sotto niente, no? No, non c'è sotto niente. E no, questo datone non si alza perché non è in sicurezza. Perché non arriva, esatto. Sì, quando lo stiamo facendo tutto bene. E provare a spingerlo manualmente. Vorrei che si rompesse. Vabbè, se si rompe. No, sono i nostri obiettori. Così la schiaccio col piede? Neanche. Allora, niente, gli obiettori l'aiutano a scendere e noi chiamiamo esatto. Il tecnico. Perfetto. Mi piace guardare il circo in TV. Ci sono gli acrobati, i pagliacci e gli elefanti. Gli elefanti mi fanno un po' paura. Sono davvero ingombranti. Se fossero liberi per la città, girare sarebbe un problema per tutti, non solo per mio papà. Molte volte Bruno va a Roma per lavoro. In stazione a Piacenza funziona tutto benissimo. A Roma invece gli ascensori si rifiutano di funzionare.
marciapiedi dovrebbero avere tutti lo scivolo, lo dice la legge. Meno male che mio papà è un vero acrobata. Certe volte mi domando, ma se Bruno fosse in giro in una città deserta, come farebbe? Questo è sempre mio papà che viene rispedito a casa. Roma e Firenze sono città turistiche, forse per quello si pensa poco ai disabili. Mio papà però è disabile anche quando fa il turista. Sono sicuro che a Milano tutto andrà meglio. Avevo proprio ragione, la linea 3 della metropolitana, quella gialla, va bene davvero per tutti. Sì, buonasera, ascolto, sono un disabile, funziona il montascale? Sì, per un attimo, vediamo un po' se funziona. Sto qua, va bene? Questa volta non prendiamo la linea gialla, ma quella rossa. Siamo proprio sfortunati con le macchine per le scale. Nemmeno questa funziona. Un signore gentile però ci ha dato un bel foglio per protestare. Certo che il mio papà è proprio forte. Oltre ad essere un acrobata è davvero un bel testardo. Penso proprio che da grande farò l'architetto per aggiustare tutte le città. Oppure il domatore di elefanti. Morality bright, servant even in doubt.